inaugurata ieri pomeriggio 15 luglio in via di Oliara, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, un nuovo studio medico gestito dal dottor Davide Mastroianni con lo scopo di assicurare la continuità dei servizi di medicina di base in favore della comunità di Oliara. Nell'ex sede dell'anagrafe comunale è stato realizzato lo studio medico in sinergia con l'ASL di Salerno, nell'interesse degli oltre 600 pazienti di Oliara, ma anche delle zone circostanti, che da novembre dello scorso anno erano rimasti senza medico di base, tanto da doversi recare a Forni per le prestazioni necessarie. È solo il primo passo di un'azione più ampia, che ha in progetto la realizzazione anche di una casa di comunità sempre all'interno di una sede comunale, quale struttura di prossimità, di potenziamento dell'assistenza sanitaria e dell'integrazione tra assistenza sociale e sanitaria. Concordato con la ASL, questa postazione, questo ambulatorio che si apre nei locali dell'ex anagrafe, avrà una cadenza un giorno sì e l'altro no, e un esperimento che avrà la durata di 6 mesi. Oltre a questo, i locali che noi abbiamo messo a disposizione possono essere utilizzati per eventuali ambulatori di altro tipo, del tipo pediatria o altro ancora. Se si considera che abbiamo dato all'ASL anche l'edificio che abbiamo realizzato, Matierno, che ospiterà una casa di comunità, ricca di possibilità diagnostiche, ma anche di verifica della popolazione in termini medici, non solo, credo che il servizio che abbiamo reso alle frazioni alte sia abbastanza soddisfacente. Gruppo di pazienti che era rimasto sprovvisto di medico di famiglia sin dal novembre dello scorso anno. E quindi l'ASL era praticamente in condizioni di carenza, quindi ho proposto a chi era disponibile di accettare questi circa 600-650 pazienti. E quindi io vengo qua presso Forni 8431, per quanto riguarda il CAP, ho accettato questa, diciamo, parziale popolazione senza medico e molto pazientemente si sono recati tutti gli assistiti presso di me dal mese di dicembre. Oggi siamo riusciti finalmente a dare la possibilità sul territorio il martedì e il giovedì mattina e pomeriggio rispettivamente, in modo tale che almeno per la fascia più in difficoltà in merito agli spostamenti si possa dare un servizio sul posto.